Spirito d'Oriente in Occidente, è questo il nome riassuntivo dell'idea Borghi in Piazza, l'idea progettuale che i comuni di Riace, come Capofila, Pazzano e Stilo, in aggregazione tra loro, hanno inteso presentare per concorrere all'avviso pubblico progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. All'avviso pubblico, a cui hanno anche utilmente concorso altri comuni calabresi, in forma singola o aggregata, parliamo di Cocuri, Castelsilano, Crucoli, Ferruzzano, Monasterace, Rogudi, Roseto Capospulico, San Demetrio Corona, Santa Savarina, Scilla e Sellia, i cui sindaci sono stati anche presenti in conferenza stampa per offrire un breve cenno delle rispettive progettualità. La conferenza stampa di presentazione è stata presieduta dalla vicepresidente della giunta regionale Giusi Princi. Questo progetto va in quella direzione, valorizzare piccoli borghi, piccole realtà che fino ad ora sono stati emarginati e rappresentano poi la memoria, la nostra storia. Assolutamente, devono rappresentare quella memoria storica e collettiva che noi abbiamo l'obbligo morale, il dovere di sostenere e di valorizzare attraverso una riqualificazione che diventa anche un'espressione identitaria di appartenenza, e dobbiamo incentivarla per promuoverla nei giovani, questa identità, perché non dimentichiamo che noi dobbiamo scongiurarne la loro fuga e anche il rientro di coloro i quali hanno abbandonato la nostra regione. Quindi soltanto attraverso appunto la promozione di questo patrimonio immenso che hanno i nostri borghi riusciamo appunto a promuovere, a fare turismo in maniera intelligente. Vi occupate di questo progetto che tecnicamente è molto articolato, ma ha delle importanti aspettative per quanto riguarda questi piccoli borghi, borghi in piazza. Sì, allora il progetto Borghi in Piazza vede un partenariato composto dal comune di Riace e Capofila, i comuni di Stilo e Pazzano, e mettere insieme questi tre comuni significa tanto per il territorio per raggiungere un obiettivo importante, che è quello di ripopolare il territorio, creare rete tra i comuni e fornire dare quel passaggio in più per far sì che il comune si ripopoli, che ci siano più persone, che ci sia un indotto economico importante. Allora, i tour operator hanno un ruolo importantissimo per la promozione appunto del territorio. Quella di oggi vuole essere, intanto abbiamo invitato tutti i sindaci che hanno vinto il bando Borghi, perché si vuole creare rete fra di noi, cioè non può essere il singolo borgo ma insieme che si promuove la Calabria. Torno alla centralità del nostro progetto, ma un pochino è la linea e le misure di tutti i progetti e la tendenza del turismo di ritornare alla piazza e al contatto umano con le persone. Quindi i borghi rappresentano in questo momento una risorsa importantissima. Infatti il titolo del progetto Borghi in Piazza che dà centralità alle piazze e alle comunità. Le persone sono il vero elemento fondamentale di questi progetti, non solamente del nostro, ma abbiamo avuto modo di leggere gli abstract degli altri progetti, la comunità e la centralità. Si tratta di un finanziamento concesso ai comuni calabresi assegnatari che ammonta a circa 17 milioni di euro. Il comune di Riace è capofila, ma ovviamente sono orgoglioso di aver fatto questo progetto anche insieme ai comuni di Stilo e Pazzano, con i quali naturalmente c'è una collaborazione massima e ovviamente siamo tutti sullo stesso piano. Il mio comune è capofila da un punto di vista amministrativo, ma poi nella fase operativa saremo tutti quanti insieme. Sono molto contento che questo bando finalmente dia spazio, si sia dato spazio anche nei palazzi istituzionali, quindi siamo qui oggi alla Regione Calabria a presentarlo, e penso sia una cosa molto importante, perché è un bando che può dare lustro ai nostri territori e ai territori di tutta la Calabria, ma in questo caso soprattutto ai territori che noi rappresentiamo, il territorio della Locride, che attraverso la cultura e la bellezza dei propri borghi potrebbe veramente si potrebbe veramente creare un volano di sviluppo per fare in modo che questi borghi possano essere rivissuti. Alla conferenza stampa, a cui hanno partecipato i primi cittadini, hanno preso parte anche i responsabili tecnici del comune di Gerace, che ha ricevuto un altro finanziamento riferito alla linea A dello stesso progetto per un importo pari a 20 milioni di euro. No, anche il comune di Gerace, grazie alla Regione Calabria, abbiamo ottenuto questo importante risultato, un finanziamento di 20 milioni che praticamente prevede una serie di interventi, ma prevede
su tutto il territorio un bellissimo progetto che nel particolare poi il nostro coordinatore alla progettazione, la dottoressa Panetta, darà degli aspetti più precisi all'interno della conclusione del progetto. Io su questo, diciamo, questo progetto è importante non solo per Gerace, è importante per tutto il territorio della Locride. Il progetto è un progetto importante soprattutto perché ha un carattere innovativo, si tratta di un progetto pilota, quindi prevede che una serie di interventi, ben 9 progetti nello stesso progetto. Sono interventi importanti che dovrebbero impattare a livello di sviluppo economico sia per il borgo di Gerace con ricaduta su tutto il territorio. Nello specifico si prevede di realizzare un albergo diffuso, quindi la riqualificazione di alcune abitazioni ed edifici del borgo storico, da adibire ad ospitalità diffusa, spazi di co-working, a centro di benessere, un centro benessere innovativo non presente sulla nostra area, quindi che si prevede possa attrarre un rilevante numero di turisti. Il progetto prevede anche delle aiuti alle imprese, aiuti per l'incoming turistico, ma anche per la nascita di nuove imprese, sia nel settore artigiano che nel settore del commercio, del turismo e anche nel terzo settore. Altri interventi prevedono la realizzazione di laboratori di restauro, laboratori ed hub per la formazione turistica, una serie di interventi tra loro coordinati, tra cui anche la promozione del borgo di Gerace a livello internazionale. Progetti che rappresentano comunque un'importante opportunità per lo sviluppo delle potenzialità dei territori interessati ed anche con significative ricadute su tutto il contesto regionale. Questo finanziamento ci dà la possibilità di dare forma e vita a dei progetti, delle idee progettuali che puntano allo sviluppo del turismo nelle sue varie forme, dal turismo esperienziale, dal turismo culturale, religioso, delle radici. E poi abbiamo con questo finanziamento noi puntiamo a realizzare un virtual tour, un tour che ci porta nel Borgo di Silo per una sorta di vetrina dove esporre i nostri tesori, il nostro patrimonio, perché solo così possiamo tenere viva la memoria nei nostri centri storici, nei nostri borghi, evitare, contenere lo spopolamento ed evitare la fuga dei nostri giovani. Se si lavora sull'aggregazione e la coesione tra i comuni si possono ottenere delle cose, e noi con questo tipo di progetto, perché da soli non lo ottavamo, però con l'aggancio di Stilo e Riace siamo riusciti a fare tutto ciò per poter apportare almeno la gente, perché Palzano purtroppo si sta spopolando, e da questo punto di vista cercare di aggregare maggior persone possibile all'interno, e la biblioteca farla di volano per poter poi entrare in un contesto, diciamo, sociale ed economico e anche culturale, perché quello che appassiona Pazzano, la gente di Pazzano, è la cultura, la storia che abbiamo in tutti i settori, perché noi siamo, diciamo, siamo il paese delle miniere per eccellenza, e quindi siamo quelli che possiamo portare avanti questo tipo di progetto.